Sono trascorsi ormai 10 anni dall'aggressione in Corticella Leoni di Nicola Tommasoli. Per non dimenticare quel tragico evento, a Verona sono in programma per tutto il mese di maggio una serie di incontri a carattere formativo e culturale, legati da un filo rosso, l'etica della responsabilità. Non dimenticare significa infatti condannare ogni forma di violenza, sensibilizzare sui temi della legalità e promuovere una cultura del rispetto. Proponendo tematiche che richiamano direttamente o indirettamente i problemi della violenza e di conseguenza l'educazione invece contraria alla condivisione, alla comprensione del diverso, oltre che dell'uguale naturalmente, e alla inclusione in tutti i suoi più ampi sensi ovviamente. Alla presentazione del calendario questa mattina in comune c'era anche il cugino di Nicola, Filippo Tommasoli, che ha organizzato per il 16 maggio al Teatro David uno spettacolo teatrale intitolato L. Caino. Il nostro personaggio immaginario, che dà anche il titolo allo spettacolo, si chiama L. Caino, che può essere Luigi, insomma il nome che volete che inizi con la L. E sta proprio a indicare il fatto che può essere una persona qualsiasi, può essere anche uno di noi in definitiva. È una persona qualsiasi che non è grande nella malvagità, non è una persona, non è il cattivo che siamo abituati a vedere al cinema, ma è proprio una persona qualunque che è dotata di uno scarso spirito critico e di approfondimento, non riesce ad accettare le differenze che ha dentro di sé e che proietta negli altri. E quindi prova paura e dal terrore poi nasce la violenza che sfoga uccidendo suo fratello. Questo spettacolo vede questo concept e attorno a questo concept si confronteranno 4 personaggi della cultura che sono Natalino Balasso, Giorgio Canali, Dagmawi Imer e Adone Brandalise, quindi appartenenti al mondo della filosofia, del cinema, del teatro e della musica, e ognuno di loro con le sue caratteristiche e peculiarità si confronterà su questo tema apportando la sua personale visione, creando poi alla fine uno spettacolo a 360 gradi che indagherà questo problema.